Cos'è una dieta detox? Va bene per tutti o ci sono controindicazioni? Ciao a tutti, in questo video vedremo quali sono i principi fondamentali di questa dieta depurativa che ci libera dalle tossine che accumuliamo nell'organismo. Vedremo alcuni esempi, cibi da consumare o cibi da evitare e alcuni consigli da seguire. Una dieta detox è il metodo più efficace e più naturale per purificare l'organismo. Perché seguire una dieta detox? Le motivazioni possono essere purificarsi, perdere peso, ottenere in forma. Dato che non so a chi mi sto rivolgendo con questo video, come prima avvertenza, primo consiglio, consultate il medico di fiducia per capire qual è il vostro stato di salute, eventuali intolleranze, limitazioni o necessità alimentari. La ragione per cui una detox fa molto bene è molto semplice. Nel corso del tempo il nostro corpo accumula una serie di rifiuti che nel lungo periodo ne ostacolano il corretto funzionamento e generano affaticamento, ma anche stanchezza, minore energia, depressione e tante altre conseguenze. Queste tossine hanno due origini, o all'interno del nostro organismo che durante il suo funzionamento produce degli scarti, oppure all'esterno. E sicuramente tra inquinamento, fumo, alcol, radiazioni e tanto altro sicuramente non mancano. Quindi in linea di principio il nostro corpo è in grado di filtrare queste tossine, ma se ne accumuliamo troppe non ce la fa più. Quindi è arrivato il momento di prenderci una pausa, di dare un attimo di respiro al nostro organismo e dargli la possibilità di depurarsi. Una dieta detox si basa su alimenti depurativi, può durare da 1 a 7 giorni a seconda delle esigenze e soprattutto in un periodo come quello natalizio, tra feste, serate con gli amici, Capodanno e quant'altro, la teglia di pasta al forno, di lasagna preparata dalla nonna, è arrivato il momento di correre ai ripari, dare all'organismo un attimo di reset, un attimo di pausa. Cibi da evitare. Quali sono i cibi da evitare? Quelli che creano troppo lavoro al nostro organismo, agli organi deputati alla digestione, quelli che producono più scorie. Vediamo quali sono. Zuccheri raffinati, grassi, alcol, caffeina, prodotti di origine animale, compresi i prodotti latteo-caseari e tutti gli altri alimenti raffinati. Quali sono allora gli alimenti da preferire? Beh, sicuramente più frutta e più verdura, che siano meno zuccherine ma più ricche di acqua e di fibre e che contengono una quantità significativa di antiossidanti. Citiamone alcuni. Alimenti ricchi di clorofilla, spirulina, avocado, cavolo verde, cavolo riccio, basilico, menta, prezzemolo, timo, kiwi, frutti di bosco come i mirtilli, le more, i lamponi, le fragole, ancora barbabietola, carciofi, sedani, pomodori, carote e tè verde. Durante la dieta è consigliato di bere almeno 1,5 litri d'acqua. Alcuni all'interno di questo litro d'acqua inseriscono del limone, del tè. La perdita di peso è strettamente legata alla perdita di liquidi, quindi non pensate di liberarvi dalla vostra massa grassa accumulata in mesi e mesi di alimentazione sregolata. Vista poi la produzione di corpi chetonici dati dalla restrizione calorica, dalla restrizione di carboidrati e dalla maggiore produzione di tossine, si sconsiglia di prolungare questa detox oltre una settimana, 5, 6, massimo 7 giorni. Ho sperimentato diete detox depurative da circa una settimana per anni e anni. Prima di Natale ne ho fatta una di 7 giorni e adesso ripeterò dopo Capodanno. E mediamente la perdita di peso sulla bilancia si attesta mediamente su un paio di chili. Si vanno a perdere nei primi giorni. Sono partito prima di Natale con un peso di 69,7 e gli ultimi pesi che ho registrato erano sui 68, quindi mediamente siamo sui 2 kg. Ovviamente questo dipende anche dal soggetto, dalle sue caratteristiche e dalle sue abitudini. Se per esempio noi abbiamo mangiato in maniera fortemente sregolata per settimane e settimane e poi ci lanciamo in una detox, ovviamente l'effetto depurativo sarà ancora più importante. Se invece noi avevamo già un'alimentazione abbastanza depurativa, tra virgolette, allora l'effetto sarà meno evidente. Come imposto il mio approccio? Io, per una questione di abitudini, di comodità e di gusto, mi regolo in questa maniera. Per tutta la giornata
consumo frutta e verdura cruda, prevalentemente frutta, quindi si parte dal post-workout, mi alleno la mattina a digiuno, successivamente passo ad un frullato, sicuramente con la presenza di tante banane, poi posso aggiungere eventualmente dei frutti di bosco, ma quello che mi piace veramente è gustare la frutta monopasto, quindi nei pasti successivi fino al pomeriggio consumo kiwi, arance, mele o qualsiasi altro frutto che mi vada di mangiare. Come ultimo pasto per cena, una bella minestra di verdure o legumi o comunque un carboidrato complesso, un piatto caldo che vada a chiudere la giornata. Bene ragazzi, il mio approccio è molto semplice, l'apporto calorico non lo vado a monitorare come faccio nella mia dieta quotidiana, mangio a sensazione, ovviamente ho fatto un attimino di calcolini e mangiando a sensazione raggiungo comunque un buon surplus calorico. Considerate che dovete cercare di adeguare il vostro approccio alle vostre esigenze. Se vi muovete, fate sport, vi allenate dalle 3 alle 4 volte alla settimana, beh, dovreste cercare di adeguarlo a questo. Se invece siete sedentari e state sul divano tutto il giorno, beh, allora le cose sono un attimino diverse. Bene, seguite la vostra sensazione di fame e vi troverete sicuramente bene. Ecco, io vi ho raccontato quello che è il mio approccio, ma in giro ce ne sono tante di diete detox. C'è la dieta dimagrante, quindi che nasce con l'esigenza quindi di perdere peso e quindi anche le quantità sono monitorate e sono in restrizione. Poi c'è una dieta detox magari liquida, in forma liquida, si bevono solo succhi, oppure ci sono le diete basate soltanto sul tè. Beh, insomma, di approcci ce ne sono veramente tanti. Vi consiglio di seguire le vostre sensazioni e di sperimentare. Una settimana d'altronde non è tanto, ma i benefici, le sensazioni che potrete riscontrare dall'aver eliminato dei cibi che creano veramente tanto lavoro al nostro organismo vi darà davvero tanto benessere. Prendete questi come consigli, come mia personale esperienza. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è stato utile, se vi piace questo argomento, se avete intenzione di sperimentare una dieta detox e se avete delle domande scrivetele qui sotto nei commenti. Vi invito a iscrivervi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao! Saluta la nonna! Salute, salute. Hai visto? Sei morto.